migliorano tantissimo quelle che sono sia le caratteristiche, diciamo, di comfort, sia quelle di sicurezza, chiaramente anche di capacità. Quindi a parità anche di frequenza, avere dei treni di 1250 posti significa aumentare la capacità di trasporto oraria. Napoli sono 10 già e 9 nostri stanno già in Spagna, 19 ne abbiamo ordinati altri 5, quindi noi avremo in poco tempo 24 treni, che 24 treni più i 6 che ci sono, 30, significa 3 minuti, i famosi 3 minuti, che però raggiungeremo gradualmente. Già un solo treno fa diminuire di 2 minuti l'attesa, cioè l'attesa teorica da 14 minuti scende, cioè non l'attesa, il tempo fra due treni da 14 minuti con un treno scende a 12 minuti. È partito questa mattina dalla stazione Municipio il primo viaggio del nuovo treno della linea 1 della metropolitana di Napoli. Dopo la tanto attesa autorizzazione ministeriale per la messa in esercizio, dunque, ecco il convoglio lungo 108 metri che trasporterà fino a 1264 passeggeri, di cui 156 seduti, con 6 casse a salone unico collegate da passerelle intercomunicanti sull'intera lunghezza, impianto di climatizzazione, sistemi per la riduzione del rumore e porte full glass con bordo sensibile per rilevazione degli ostacoli. L'ANM ha assunto personale nuovo fino a 10 treni, quindi mano a mano che entreranno i treni entreranno anche il nuovo personale. Spero di riuscire a trovare un accordo con l'agenzia di sicurezza per accelerare l'introduzione degli altri treni, che ovviamente pure richiedono un collaudo. E tenete presente che noi stiamo collaudando anche linea 6, quindi l'Agenzia Nazionale della Sicurezza sta contemporaneamente lavorando su linea 1 e su linea 6, perché sono ovviamente due priorità che arriverà qui a Piazza Municipio, quindi diciamo stiamo lavorando su tutte e due. Finalmente, il primo cittadino che è salito a bordo ha detto testualmente "Assa Famaron". Questo ce lo prendiamo come un complimento, adesso siamo un punto di partenza, non è assolutamente la soluzione al problema della mobilità, però se riusciamo nei prossimi mesi a riuscire a mettere in servizio anche altri 3-4 mezzi sarebbe veramente importante, ci sarebbe un abbattimento sui tempi, sulle frequenze che sono oggi oggettivamente e obiettivamente troppo alte. Spero un po' di riuscire a convincere a Spisa il Ministero dei Trasporti a non perdere troppo tempo sulle autorizzazioni, ovviamente consentendo e rispettando tutte le norme di sicurezza, perché è la prima cosa che deve essere tenuta in considerazione. Primo dei tanti treni che dovranno andare sulla linea 1, questo significa una migliore qualità dei trasporti, treni più frequenti, quindi un miglior servizio per i cittadini. Poi si sta lavorando sulla linea 6, le commissioni di collaudo sono al lavoro già da qualche mese e ci auguriamo che tra la fine dell'anno e gli inizi dell'anno nuovo ci possa essere l'apertura della prima parte della linea 6.